Ok, allora cominciamo a ragionare ad esaminare i canali. Che cosa sono i canali? Sono le modalità di comunicazione, distribuzione e vendita dei nostri prodotti, dei nostri servizi ai clienti. Sono in realtà quella che è l'interfaccia fondamentale tra l'azienda e i clienti. Funzioni, che funzioni hanno i canali e quali tipologie di canali conosciamo? Allora, consapevolezza, valutazione, acquisto, consegna, supporto. Post vendita. Funzione consapevolezza. I canali servono a indurre nei clienti la consapevolezza dei prodotti e dei servizi che vengono offerti dall'azienda. Valutazione. I canali devono essere in grado, devono consentire ai clienti di valutare quella che è la propria proposta di valore. Acquisto. I canali devono consentire l'acquisto. Consegna. I canali devono permettere la consegna della proposta di valore. Supporto post vendita. Devono fornire il supporto successivo praticamente alle vendite. Tipologie e trade-off. Canali proprietari versus canali dei partner. Quando parliamo di canali proprietari, ci riferiamo ai canali diretti. La propria forza vendita, la forza vendita di un'azienda è un canale diretto. Il sito web è un canale diretto e a canali indiretti, gli store dell'azienda sono un canale indiretto. Ci sono poi i canali dei partner, che sono canali indiretti, la distribuzione all'ingrosso, la distribuzione al dettaglio, i siti web dei partner. Vantaggi e svantaggi dei diversi canali. I canali possono essere proprietari oppure canali dei partner. I canali proprietari di solito consentono dei margini più elevati, ma hanno anche dei costi più elevati. I canali dei partner consentono di avere una distribuzione più ampia, ma dei margini obiettivamente più bassi. Ora, il target di un'impresa è trovare quello che è il giusto mix di canali e quelle che sono le variabili cruciali nel ricercare questo giusto mix di canali sono il fatturato da una parte e l'esperienza utente dall'altra. Facciamo un esempio di canali per un bene di largo consumo, ok? Prendete ad esempio l'iPhone. Prendete ad esempio i prodotti Apple. Allora, dove trovate i prodotti Apple? Rifletteteci un attimo. Apple ha un suo canale proprietario che è costituito dagli Apple Store. Gli Apple Store in realtà che cosa sono gli Apple Store? Sono dei templi, sono le moderne chiese dove si celebra praticamente il mito di Steve Jobs, no? Gli Apple Store aiutano i clienti a valutare la propria offerta, tant'è vero che negli Apple Store trovate gli addetti che sono estremamente preparati e che vi aiutano sostanzialmente a comprendere quelle che sono le caratteristiche dei beni che vi stanno vendendo. Negli Apple Store è possibile l'acquisto, viene consegnato il bene e c'è anche il supporto post vendita. Negli Apple Store ci sono, diciamo, gli addetti che vi insegnano qualora non sapete fare delle cose, vi insegnano a farle e hanno, diciamo, questa caratteristica. Gli Apple Store hanno dei margini per Apple, danno ad Apple dei margini molto elevati su ogni Apple, su ogni device che viene venduto in un Apple Store. Apple ha un margine, un ricarico molto alto rispetto a quelli che sono i margini che riesce praticamente ad ottenere quando vende in canali dei partner. Euronics, sotto questo aspetto è un partner, ok? Ovviamente Euronics percepirà un margine sul telefonino, quindi questo che cosa significa? Significa che la vendita di un iPhone in un player della grande distribuzione, come può essere Euronics, ha praticamente per Apple dei margini meno elevati rispetto alla vendita dell'iPhone nel suo Apple Store, ok? Altro esempio di canale di un partner, quale può essere nel campo della telefonia? Possono essere i carrier telefonici, gli operatori telefonici. Sto parlando di operatori come la Tre, di operatori come la TIM, come la Wind, che vendono praticamente i telefonini insieme alle loro schede telefoniche. Ok? Allora, le domande cruciali. Domanda fondamentale, attraverso quali canali i segmenti di clientela vogliono essere raggiunti? Vedete che siamo dalla prospettiva del cliente, come sempre, ci siamo messi dalla prospettiva del cliente. Siamo customer centric in un certo senso, cioè cerchiamo di comprendere tutte le cose che possono agevolare il cliente. Quindi non è attraverso quali canali noi andiamo a vendere il nostro prodotto, è attraverso quali canali i nostri clienti preferiscono essere raggiunti.
come sono integrati i diversi canali tra di loro, ci sono delle contraddizioni tra questi diversi canali, quali lavorano meglio, quali sono i più convenienti, come si integrano questi canali con le abitudini dei clienti, o dei beneficiari, o degli utenti, o dei donatori, o dei finanziatori, e quali sono praticamente i canali più efficaci. Questo per quanto riguarda i canali. Andiamo un po' invece su quelle che sono le relazioni con la clientela. Le relazioni con i clienti consistono nella tipologia di rapporto che un'impresa intende stabilire con i segmenti di clientela prescelti, al fine di acquisire questi segmenti di clientela, mantenere questi segmenti di clientela e fare in modo che i clienti o incrementino di numero o incrementino i loro acquisti. È il famoso get, keep and grow. Ok? Ricordate che le start-up spesso e volentieri peccano sul fronte del mantenimento e sul fronte della crescita. E questo è un peccato per una ragione molto semplice, un peccato mortale per una ragione molto semplice, perché acquisire un cliente costa dalle 3 alle 7 volte di più rispetto al mantenere un cliente. Ok? Parleremo durante queste lezioni, credo già nel pomeriggio, di due indicatori importanti, fondamentali per una startup, che sono in entrambi i casi, sia in una startup che si rivolge, diciamo così, al mercato, sia in una startup che vuole generare attraverso la sua azione impatto sociale. Parleremo di costi di acquisizione della clientela e di lifetime value, il valore del cliente lungo il ciclo di vita. Sono due parametri essenziali per un modello di business che sia coerente e bilanciato. Ma ne parliamo praticamente dopo. Per adesso tenete a mente questo. Acquisire un cliente costa sempre molto più rispetto al mantenerlo. Allora, quali tipologie di relazioni si possono avere con la clientela? Ci può essere un'assistenza personalizzata, ci può essere un'assistenza personalizzata dedicata, self-service, servizi automatizzati, comunità e co-creazione. L'assistenza personalizzata implica un'interazione umana in fase di acquisto e di post-acquisto, attraverso dei punti vendita, dei call center, delle mail. Quella personalizzata dedicata implica un'interazione umana focalizzata sul singolo cliente. Qui, ad esempio, l'abbiamo già fatto con i servizi bancari personalizzati. Self-service, c'è l'assenza di relazione diretta, i clienti risolvono da sé le eventuali problematiche. Servizi automatizzati, anche qui assenza di relazione diretta, i clienti però sono riconosciuti individualmente, anche se in modo automatico, dal servizio, quasi fosse una sorta di relazione personale. Poi c'è la comunità, quando i clienti e utilizzatori formano praticamente delle comunità in cui si scambiano delle modalità di soluzione dei problemi, e poi c'è la co-creazione. Quello che è importante, quello che devo dirvi è sostanzialmente questo. Questa è un po' la parte più debole che ci sia nel business model canvas, la parte della relazione con la clientela, per una ragione molto semplice, perché Osterwalder e Pignet non hanno reso chiaro l'aspetto fondamentale che invece, diciamo così, dovrebbe subentrare in questo caso, cioè quali sono i meccanismi e i veicoli attraverso i quali noi effettivamente acquisiamo la clientela, la manteniamo e la facciamo incrementare. Blank, che è un po' il teorico padre della Lean Startup, dell'Evidence-Based Entrepreneurship, praticamente in questa parte del canvas relativa alle relazioni con la clientela inserisce un po' tutti quelli che sono i mezzi che vengono utilizzati proprio per queste tre funzioni, di attirare, di mantenere, di incrementare i clienti, che come vedremo sono mezzi che hanno a che fare con i cosiddetti media a pagamento e media non a pagamento, però questa è una cosa di cui parleremo domani mattina, ok? Tenetelo bene a mente, insomma, quella parte del canvas è un po' ballerina nell'interpretazione di Osterwalder, ok? Noi la sostituiremo, come Blank fa, con quelle che sono le strategie che vengono praticamente utilizzate per i rapporti con la clientela, ma rapporti funzionali poi alla realizzazione di un profitto sostanzialmente. Allora, qui le domande cruciali, secondo Osterwalder e Pignet, sono: che tipo di relazione ciascun segmento della nostra clientela ci aspetta di stabilire e mantenere con noi? Quali relazioni abbiamo stabilito, quanto sono costose, quanto sono efficaci, come si integrano con il resto del nostro modello di business. Andiamo sui flussi di ricavi, ok? Qui ci spenderemo una decina di minuti, forse anche qualcosina di più, vi prego di stare concentrati. Allora,
I flussi di ricavi cosa sono? Sono i soldi che un'impresa ottiene praticamente dai suoi clienti e possono scaturire da una o più modalità di monetizzazione della proposta di valore, ok? Termine che dovete fissare, monetizzazione della proposta di valore. Un modello di business può prevedere, diciamo, due diverse grandi tipologie di flussi di ricavi. I ricavi da transazioni, è un modo di categorizzare i ricavi questo, che derivano da pagamenti in un'unica soluzione da parte dei clienti, e i ricavi ricorrenti che sono relativi a pagamenti continui derivanti dal valore offerto al cliente o dall'offerta di supporto post vendita. Andiamo un po' su quelle che sono le modalità di generazione dei flussi di ricavo. Prima modalità di generazione dei flussi di ricavo, acquisto one shot, ok? Vado in negozio, compro la penna, nel momento in cui gli do i soldi, loro mi danno la penna, e che cosa mi stanno dando? Che cosa sta succedendo in questo momento? La penna diventa tua, cioè c'è un trasferimento dei diritti di proprietà, ok? Questo si ha con l'acquisto, diciamo, one shot. Poi c'è il canone d'uso, quando il flusso dei ricavi è generato dal livello di utilizzo di un determinato, di un particolare servizio, ok? Se avete in mente la vostra idea di impresa sociale, dovreste cominciare a pensare proprio a questo, cioè a come fate a monetizzare. Io vi parlerò sia delle modalità di monetizzazione generale, sia delle modalità di monetizzazione tipiche di un'impresa sociale. Allora, canone d'uso, più un servizio viene utilizzato, più un cliente paga, ok? È l'esempio degli alberghi, no? Più giorni sto, più usufruisco della stanza, più praticamente pago, ok? Un hotel fa questo, si fa pagare in base al numero di notti che i clienti trascorrono nella sua struttura. Un operatore telefonico poteva e si fa ancora pagare in base al numero di minuti che i clienti trascorrono al telefono. Fino a 400 minuti c'è una tariffa, fino a 800 minuti c'è un'altra tariffa, più di 800 minuti con più di 800 minuti c'è un'altra tariffa ancora. Poi ci sono le tariffe da iscrizione o da sottoscrizione. Qui il flusso dei ricavi è generato dalla vendita dell'accesso continuo ad un servizio per un determinato e preciso periodo di tempo, ok? Questo modello è il modello più comune che esiste nel mondo dei software e dei servizi. Un esempio tipico è quello della sottoscrizione, quando vi troverete a fare il vostro business plan, ci sono diversi software online, fanno parte della categoria software come servizio, software as a service, e diciamo ci sono diversi software online per fare il business plan, i più famosi sono l'iPlan e Stratpad, che offrono praticamente una sottoscrizione mensile, ok? Questa è una grande novità che c'è stata nel mondo del software. Prima il software lo acquistavi in modalità one shot, cioè andavi nel negozio di informatica, ti compravi, ve lo ricordate, lo mettevano praticamente sui dischi, no? Lo mettevano sui dischi, lo mettevano sui CD, sui DVD, tu te lo compravi, ti portavi il software a casa e te lo installavi sulla tua macchina, ok? Adesso invece funziona in maniera diversa. Tu ti abboni ad un servizio. Ti abboni ad un servizio e usufruisci di quel software, nello specifico di software per fare business plan, mensilmente. Lo voglio usare un mese, pago, alcuni hanno queste tariffe mensili, lo vuoi usare un mese, paghi 40 euro, lo vuoi utilizzare un altro mese, paghi altre 40 euro, no? È stata un po' una novità nel mondo della... Ecco, questa non me l'aspettavo, come si dice. Allora, come si... No, questa non è... Ecco, allora, annulla... Ok. Andiamo ancora avanti. Il modello freemium. Un modello che è diventato particolarmente noto con molte grandi società che operano in rete, tipo LinkedIn, per esempio. Il modello prevede che ci siano un numero di aderenti che usufruiscono del servizio gratuitamente e una piccola percentuale che può pagare per usufruire di servizi aggiuntivi. LinkedIn, per esempio, offre una serie di servizi aggiuntivi ai suoi utilizzatori, ok? LinkedIn guadagna con che cosa? Guadagna con le aziende che postano
gli inserzionisti, le aziende che postano gli annunci di lavoro sostanzialmente, no? Però guadagna anche in piccola parte attraverso un modello freemium che è rivolto ai suoi users, ok? Per esempio io posso pagare per un pacchetto advanced che mi consente come utilizzatore di mandare una mail a persone che non fanno parte della mia cerchia, ok? E di avere la certezza che quella mail sia praticamente letta, ok? Che ne so, c'è l'amministratore delegato di una società importante che mi può essere utile in termini di partnership, sborso l'abbonamento mensile e gli mando una mail e lui leggerà questa mail, quindi avrò la possibilità di ottenere un contatto con questa persona. Pubblicità. Questo flusso di ricavi deriva dagli incassi che l'azienda ottiene da terzi per pubblicizzare i prodotti, i servizi o marchi. Solitamente l'azienda che cosa fa? Fissa delle tariffe per la vendita di appositi spazi pubblicitari che possono avere una natura fisica. Pensate a quelli che sono i cartelloni pubblicitari presenti sulle strade, i giornali, i settimanali, il package di un prodotto, oppure una natura virtuale. Pensate alla web, pensate alla radio, pensate alla televisione. Il modello è stato ed è utilizzato dall'industria dei media e dell'organizzazione degli eventi, ma si comincia a diffondere anche nell'industria dei software e nell'industria dei servizi, ok? Cioè, chi vi vende praticamente il software che si utilizza in rete, no? E ve lo vende con una tariffa a sottoscrizione, se ci mettete anche dentro nella pagina attraverso la quale voi state operando su quel software delle inserzioni pubblicitarie di altre aziende, beh, sta adottando, oltre al modello di ricavi tipico della sottoscrizione, anche un modello di ricavi basato sulla pubblicità. Poi ci sono i ricavi di affiliazione. Gli affiliati che portano i clienti ricevono in cambio una percentuale degli introiti, che viene definita anche commissione pubblicitaria. Questa modalità di generazione dei ricavi è molto in voga con la G e non con la C sul web, ok? Gli affiliati promuovono sul loro spazio i prodotti dei partner. Ok? Sul mio blog, se è un blog particolarmente seguito, io posso promuovere i prodotti per esempio di Amazon. Se il cliente clicca sulla pubblicità di Amazon e poi effettivamente compra quel prodotto, praticamente che cosa succede? Che io prendo una commissione, che è la commissione derivante dalla pubblicità. Ok? La tariffa viene solitamente predeterminata nelle condizioni contrattuali. C'è poi la commissione da intermediazione. Quando parliamo di commissione da intermediazione, parliamo di un flusso di ricavi che viene praticamente originato, che deriva dai servizi di intermediazione svolti a favore di due o più parti. Un agente immobiliare come guadagna? Guadagna attraverso la commissione da intermediazione. Ok? Come guadagna eBay? eBay guadagna anche attraverso la commissione di intermediazione, per il semplice fatto di aver messo in contatto i due utenti e aver consentito la realizzazione della transazione tra di loro. Andiamo avanti. Prestito, leasing, renting. Il modello si basa sulla cessione temporanea di un asset per un particolare periodo di tempo. Allora, quali sono i vantaggi di un modello di questo genere? A chi presta o a chi sostanzialmente noleggia, permette di ottenere ricavi ricorrenti. Ed è una cosa fantastica in una startup quella di ottenere ricavi ricorrenti, no? Perché significa avere una certezza su quello che è il flusso dei ricavi. Significa sapere che potrai fare affidamento su quella somma per un determinato periodo di tempo, ok? E questa è una roba che riduce sostanzialmente i rischi. D'altra parte, sul fronte della clientela, il cliente ha il vantaggio di incorrere in delle spese per un periodo di tempo ben certo, senza doversi sobbarcare quelli che sono gli oneri complessivi dell'affettiva proprietà di un bene. Ok? È utilizzato nel mondo del web ed è una variazione del modello a sottoscrizione. Ci sono poi le licenze. Ho una proprietà intellettuale, la concedo praticamente in licenza ad un terzo, la concedo in licenza e ottengo delle royalty, quindi delle somme in denaro su questa proprietà intellettuale che viene concessa in licenza e che viene utilizzata secondo delle norme che vengono contrattualmente prestabilite e che viene utilizzata praticamente da un terzo. È comune nell'industria dei media, dove i proprietari dei contenuti mantengono il copyright e vendono a terzi il diritto di utilizzo. Pensate ai pupazzetti della Lego,
su Guerre Stellari, no? Lì c'è la LucasArts che ha concesso in licenza i diritti di proprietà su che cosa? Sulla sua appunto proprietà intellettuale alla Lego, e la Lego ci ha fatto paga una royalty e fa i pupazzetti sul modello di Guerre Stellari. Altro modello, caricate un prezzo per modulo o per caratteristica. In questo caso fate pagare al cliente per moduli aggiuntivi. Si vende il primo modulo ad un prezzo molto basso e poi ci si propone di aggiungere delle caratteristiche addizionali per una fee e per un prezzo addizionale, o per un prezzo addizionale. Allora, caso delle imprese sociali. Vediamo quelli che sono alcuni modelli tipici delle imprese sociali. I contributi. Il modello dei contributi prevede l'esistenza di donatori che possono contribuire al finanziamento del prodotto e o all'erogazione del servizio. Le sovvenzioni sono una particolare forma di contributi e sono una variante del modello. Ci sono poi le earned income da parti terze, i beneficiari indiretti, coloro cioè che traggono beneficio dall'azione dell'impresa sociale o dall'impatto dei prodotti e dei servizi forniti dall'impresa sociale, forniscono degli adeguati corrispettivi monetari. Pensate a un ente governativo che fornisce praticamente de dei corrispettivi monetari, che paga, diciamo, un'impresa sociale per i servizi di alfabetizzazione che questa impresa sociale può svolgere in un determinato territorio. La fissazione dei prezzi basata sulla capacità contributiva, modello Robin Hood. Coloro che possono permettersi di pagare sovvenzionano di fatto la fornitura del prodotto o l'erogazione del servizio a coloro che non possono. Ok? Coloro che non possono usufruiscono del prodotto o del servizio o a gratis o ad un prezzo calmierato. Ok? Eventualmente i prodotti e i servizi che vengono offerti ai due segmenti di clientela possono essere anche differenti. Ok? Leggermente differenti o largamente differenti. Ok? Questo è un modello tipico. Si chiama Robin Hood o fissazione dei prezzi basata sulla capacità contributiva. Vendita di prodotti e servizi. Rispetto al proprio core business, un'impresa sociale può vendere altri prodotti e servizi che possono essere più o meno attinenti alla propria proposta di valore e ottenere dei ricavi che le consentano la sostenibilità, che contribuiscono alla sua sostenibilità economico-finanziaria attraverso appunto questi beni e servizi venduti. Un'impresa sociale può anche fare franchising, ok? Può autorizzare altre organizzazioni a fornire i propri servizi in mercati o territori diversi da quelli in cui opera. In questo caso, l'impresa sociale che opera come franchiser ottiene dal franchisee dei corrispettivi monetari per l'utilizzo o per l'esatta riproduzione del suo prodotto o servizio. Spesso vengono inclusi nei contratti anche le politiche di commercializzazione e quelli che sono eventuali approvvigionamenti. In pratica funziona come, che ne so, Intimissimi, Calzedonia, Tezenis, però vista nel caso dell'impresa sociale. C'è poi il marketing correlato alla causa. L'impresa sociale può beneficiare di un corporate sponsor che può pagare sino al 100% del prezzo del proprio prodotto o servizio in cambio di un riconoscimento ufficiale o di una pubblicità, oppure un corporate sponsor che può destinare parte dei ricavi che ottiene dalla vendita dei propri prodotti e servizi in cambio di un riconoscimento ufficiale o di pubblicità. Questa la conoscete tutti, no? Quando l'azienda particolarmente affermata, ti dice il 3% durante il periodo di Natale, il 3% degli introiti che derivano da questo prodotto vanno a Save the Children. No? È proprio questo il caso. Allora, come si definiscono i prezzi? Questa è una parte un po', insomma, non scivola molto bene, no? Allora, si può parlare di una definizione dei prezzi fissa e quindi di listino prezzi e una definizione dei prezzi dinamica. Nel caso in cui i prezzi vengono definiti dinamicamente, cambiano in base alle condizioni del mercato, mentre invece i prezzi predefiniti si basano su una serie di variabili statiche. Andiamo a vedere innanzitutto i prezzi predefiniti. Listino prezzi. Prezzi fissi per singoli prodotti, servizi e altre proposte di valore offerte.
Il prezzo può essere dipendente dalle caratteristiche del prodotto. In questo caso il prezzo, sempre fisso e predeterminato, dipende dal numero, dalla qualità, delle caratteristiche e del valore offerto. Ok? Qui il menu praticamente già ce l'avete, no? Dipendente dal segmento di clientela. Il prezzo può dipendere dal tipo, dalle caratteristiche di un segmento di clientela. Dipendente dal volume. Il prezzo varia in funzione della quantità acquistata. Quando invece ci spostiamo sui prezzi che variano in base alle condizioni del mercato, che cosa possiamo avere? Possiamo avere la contrattazione, la gestione della redditività, il mercato in tempo reale e le aste. Allora, contrattazione, trattativa, il prezzo viene negoziato tra due o più partner in base praticamente a che cosa? Al potere di negoziazione o alla capacità di negoziazione delle controparti. Gestione della redditività. Il prezzo dipende dall'offerta disponibile e dal momento dell'acquisto. Quando i prezzi vengono fissati in questo modo? In che tipo di business? In quei business che di solito hanno risorse non immagazzinabili. Una stanza d'albergo, se resta vuota, resta vuota. Non è che il giorno dopo è un bene da cui. Anche il giorno dopo posso trarci soldi, ma quei soldi che non ci faccio quella sera perché non l'ho affittato, li ho persi. Ok? Non è un bene che va in magazzino e posso rivendere il giorno dopo. Lo stesso succede con i posti sugli aerei. Ecco, e infatti si parla di gestione della redditività. Questo è il sistema che noi stiamo provando a tenere dentro per fissare i prezzi con Medicity.me, sulla base dell'idea che se tu non fai una visita o una prestazione, non impegni il macchinario per fare l'attacco, per fare la risonanza, in quell'ora quello è un qualcosa di perso, no? Mercato in tempo reale, il prezzo è stabilito dinamicamente sulla base della domanda e dell'offerta, qui ci manca un accento. Aste, il prezzo è determinato dal risultato di offerte competitive. Questo è un po' per quanto riguarda i meccanismi di definizione dei prezzi. Allora, alcuni concetti fondamentali sulla fissazione dei prezzi. Gli acquirenti sono irrazionali, ok? Spesso rispondono a delle logiche tutte proprie, tra virgolette, no? Spesso risultano abbastanza incomprensibili a noi queste logiche, no? Del resto voglio dire, vedete come le imprese ci marciano, no? Cioè pagano apposta per avere i prodotti su determinati punti degli scaffali nei supermercati, quindi pagano di più se il prodotto sta in alto rispetto al basso, quindi vi potete un po' rendere conto di come gli acquirenti a volte siano davvero razionali. Irrazionali. Altro elemento, i prezzi non seguono sempre una curva di domanda lineare. Scordatevi che le cose stiano effettivamente in questo modo. Questa è una pura e semplice approssimazione. Quello che è importante quando andiamo a fissare i prezzi è praticamente l'elasticità, cioè la variazione della quantità domandata rispetto ad una piccola variazione del prezzo. Alcuni beni si caratterizzano perché hanno una domanda profondamente inelastica, questo significa che potete variare il prezzo senza che ci siano corrispondenti variazioni, oscillazioni forti nella quantità domandata. Altri beni si caratterizzano per una domanda elastica, altri beni sono dell'elasticità infinita, se abbassi il prezzo di 1 euro, hai la possibilità di conquistare la platea totale del mercato, se alzi il prezzo di 1 euro lo perdi tutto. Altri beni sono completamente inelastici. Allora, come si fissa un prezzo? Potremmo fare 12 workshop di seguito per andare ad approfondire la fissazione di un prezzo. Punti essenziali qui, quali sono i punti essenziali? Il costo del bene che andiamo a offrire o del servizio che andiamo a offrire. L'altro punto essenziale da cosa è costituito? Dai prezzi che vengono fissati da quelli che sono i vostri concorrenti, e il terzo elemento di questo triangolo è rappresentato dal valore che il cliente attribuisce al vostro prodotto o servizio. Quindi è una triade sostanzialmente che va considerata: costo, comportamento dei concorrenti e infine, cosa importante, il valore che il cliente dà al servizio. Il prezzo deve apparire naturale al cliente. Ok, vi ricordate la trasmissione infame? Ok, il prezzo è giusto. Ok, il prezzo è giusto. È proprio di quello si tratta. Il prezzo deve apparire una cosa naturale al cliente. Altra cosa importante. Io sono un po'
sono contrario alle offerte gratuite, no? In particolare nel campo del software. Usufruisci del prodotto in beta gratuitamente. Perché? Perché io ho bisogno di sapere quanto un mio cliente vuole pagare per un bene o per un servizio che io offro, no? Se do una cosa gratis se la prendono tutti, questa è una cosa abbastanza normale. Quindi offrire una cosa gratis può essere vantaggioso solo se poi c'è un modello di business coerente dietro. I modelli freemium, pensate per esempio a LinkedIn, no? O pensate per esempio a modelli che offrono gratuitamente le loro cose come Facebook, no? Facebook vi dà la possibilità di crearvi questo profilo sociale. Allora, è vero che voi lavorate per Facebook perché sostanzialmente voi create i contenuti di Facebook, noi creiamo i contenuti di Facebook, però è anche vero praticamente che diciamo questa roba un po' io posso sbirciare, mi posso fare i cavoli degli altri, posso andare a vedere che sta a fare quello, chi sta o chi non sta. Questo che cosa significa? Significa che posso utilizzare questo strumento e lo faccio gratuitamente, tra virgolette. Ma i modelli che si basano sul gratis, per funzionare, hanno bisogno praticamente di un sacco di soldi. Sono modelli che hanno bisogno veramente di tanti soldi. Quindi il modello freemium e offrire cose a gratis non è proprio il massimo. Il massimo della vita, almeno dal mio punto di vista. Utilizzate il valore percepito dal cliente quando fissate i prezzi e state attenti a non fissare il prezzo più basso in circolazione, ok? Perché non bisogna mai fissare il prezzo più basso in circolazione? Perché esiste una roba che si chiama guerra dei prezzi e che va evitata, anche perché se voi siete una startup, sicuramente non avete le risorse per poter fronteggiare una guerra dei prezzi, ok? Un'impresa che sta già nel mercato da tempo, che viene considerata un incumbent, che quindi sta già lì da tempo, non è che sta aspettando voi che entrate, che siete bravi, siete belli, cioè avete questa proposta di valore fantastica, no? Gli state rompendo le scatole, gli state rompendo le uova nel paniere. Quindi già così gli rompete le scatole, figuriamoci se poi entrate nel mercato con un prezzo più basso, no? Gli state dichiarando apertamente guerra. Probabilmente loro non sono una startup, ma sono una consolidata, hanno più soldi di voi e quindi evitate di fare guerre di prezzi, perché le guerre di prezzi le startup di solito le perdono. C'è anche un problema di selezione avversa. Cioè? C'è un problema di selezione avversa nel senso che il rischio di presentare un prezzo troppo basso potrebbe far credere ai clienti che la qualità del prodotto non è Benissimo, sufficiente. questo è un altro aspetto, un'altra ragione fondamentale per cui non vanno fissati i prezzi troppo bassi, soprattutto quando il cliente ha uno standard di qualità ben fisso in testa, è questo, no? Il prezzo viene interpretato dalla clientela come una proxy della qualità del bene, cioè come una variabile che approssima bene o male quella che è la qualità del bene, per cui a prezzi più alti, per ipotesi, secondo i clienti, dovrebbero corrispondere beni che hanno una qualità più elevata. Ok? Una bottiglia di vino che costa 25 euro, nell'immaginario collettivo, ha una qualità molto più elevata della bottiglia di Tavernello che costa 2,50 euro. Ok? Quindi attenzione a fissare prezzi troppo bassi, perché oltre alla guerra dei prezzi implica una potenziale ipotesi di degradamento della qualità nella testa dei clienti. Vai. Mi viene in mente il fatto che Aspetta, prendiamo il microfono. Devi alzare. Potrei avere un prezzo più basso perché semplicemente ho dei costi più bassi? Perché dovresti fissare il prezzo più basso? Perché ho dei costi più bassi? Ok, allora tu hai dei costi più bassi, se tieni il prezzo simile al prezzo dei tuoi concorrenti, i tuoi margini sono superiori a quelli dei tuoi concorrenti. Ok. Tieni sempre conto di. Però percezione del mercato che hanno loro, quindi ci deve essere un elemento che crea l'effetto. Aspetta che ti passo il microfono così. Passiamo un attimo il microfono a lei.
dicevo, sicuramente il problema del prezzo più basso può creare un inimicarsi i concorrenti già, diciamo, certo, consolidati, li abbiamo definiti, no? Però è vero anche che, essendo nuovi, come si fa? Mancherebbe poi l'appeal rispetto alla proposta di un servizio nuovo che ha lo stesso costo ma non ha la stessa percezione da parte del... Ma se sei nuovo hai qualcosa di... se sei nuovo devi avere per forza qualcosa di bello e di figo. Sì, però il brand di solita è certamente... Te lo costruisci, te lo costruisci il brand. Se ci deve essere un momento di rottura tra l'ingresso sul mercato di un nuovo brand rispetto al vecchio, altrimenti è come si ragiona un po', no, nell'area anche del... Quindi tu come lo fisseresti questo prezzo? No, a prescindere da come lo fisserei, no, è una, ci stavamo ponendo delle domande, no? È vero che non possiamo fare concorrenza sul prezzo più basso, cioè, o meglio, è vero che non possiamo fare concorrenza sul prezzo più io basso? Io non la farei, cioè... Si può fare tutto, ma io non la farei, cioè io non mi metterei subito frontalmente, non aprirei, ho tanti problemi quando sono in una prima fase di ingresso in un mercato, e l'ultima cosa che posso ipotizzare, però è una questione diciamo così mia strategica, è proprio quella di non entrare subito, di non entrare e di fare subito una battaglia con chi sta già dentro. Questo è il motivo per cui... Perfetto, però ci sono poi tutti gli altri elementi che appartengono alla storia di un prodotto, nell'immissione di un prodotto nuovo sul mercato. Allora, tu tieni conto... Ma il marketing è fatto da domande e offerta legate a tutto. Cioè tu dici che io devo entrare con un prezzo basso sostanzialmente, sennò la gente non prende il prodotto da me. È diverso però parlare di un prezzo giusto, magari si potrebbe iniziare ad introdurre un significato nuovo, e cioè anche nell'ottica poi delle informazioni open source, no? Per dire, se si fa esistono anche le pubblicità comparative nelle quali si mettono a confronto determinati prezzi rispetto alla qualità. Quindi a quel punto, piuttosto che parlare di prezzo più basso, ci si potrebbe imporre con il prezzo più giusto, cioè far vedere quanto vale il prodotto, quanto costa produrre quel prodotto e quanto in realtà i concorrenti lo fanno pagare, perché poi la pubblicità comparativa è possibile, è legale. Perché rinunciare comunque al prezzo più basso, a prescindere, è vero, c'è l'occhio del nemico che ci guarda, però comunque a quel punto che senso avrebbe parlare, allora, di mercato? Cioè non... Tieni conto solo di una cosa, e questo chiude un po', diciamo, la questione su questo, perché è un dato di fatto di natura empirica, no? Tutta quella roba che si chiama fatturato. Allora, è dimostrato, perché è provato dal punto di vista empirico, che una variazione di prezzo dell'1%, quindi tu immagini la possibilità di incrementare il prezzo dell'1%, ha delle ricadute in termini di redditività di un'azienda dell'ordine del 9-20%. Quindi questo è uno dei motivi per cui non bisognerebbe abbassare i prezzi, ma bisognerebbe tendere a tenerli elevati. Nella logica, nella filiera classica del mercato, comunque delle logiche anche di presentazione del servizio, prodotto nuove, e cioè... Ma se hai un prodotto nuovo, è un prodotto che ha delle caratteristiche... Le logiche nuove rispetto al prodotto anche, cioè nel senso che lo stesso prodotto magari ottenuto con una filiera più corta, una filiera di senza intermediari e tutto il resto, permette di produrlo a un costo inferiore. Allora perché io lo devo vendere? Cioè pur avendo un margine, quindi facendo l'impresa... Aspetta, perché lo devi vendere? Aspetta, questo però è un approccio sociale alla... È un approccio sociale. Assolutamente. Allora, se ragioniamo, se inseriamo dentro l'approccio sociale, ok, siamo benissimo, ok? Ci siamo benissimo. Se parliamo invece di un approccio puramente business, no, non sono d'accordo su una roba di questo genere. Quando Apple ha introdotto il suo primo computer costava più di quanto costava un computer IBM. Ed era la Apple. Sull'approccio sociale siamo perfettamente d'accordo, non ho problemi a riconoscere una cosa di questo genere, assolutamente. Altro elemento essenziale sulle tattiche di prezzo, l'ancoraggio, no?
cioè spesso e volentieri i clienti, soprattutto quando un prodotto viene introdotto per la prima volta, devono avere una consapevolezza di un prezzo che fissa un loro punto nella loro testa e che gli dà un po' l'idea di quanto può valere questo bene. E quello dell'ancoraggio è una tecnica che viene utilizzata costantemente per fare questo, no? Per far vedere ai clienti quanto è vantaggioso il bene che si sta offrendo. Jobs era un maestro di questo, no? La presentazione del primo iPad, avete visto come quando presentò il primo iPad, e a un certo punto si interrompe e dice: e gli esperti hanno detto che questo bene nuovo che stavamo producendo avrebbe avuto un costo di 999, di un migliaio di euro. Esce una fantastica scritta, c'è un iPad e poi c'è una fantastica scritta 999 euro. L'hanno detto gli esperti. Gli esperti hanno detto sulle riviste che questo nuovo prodotto avrebbe avuto un costo di 999 euro. Dopodiché, che succede? Arriva un masso tremendo con la scritta 499, noi invece lo vendiamo a 499 euro. Che figata, cioè, cavolo, mi stai facendo risparmiare 500 euro. Su quei 499 Apple ci guadagniamo il 66-67%. Quindi quello è un modo di fissare un ancoraggio, un punto rispetto al quale i clienti hanno nella loro testa, fissano un punto fermo nella loro testa e, diciamo, in base a questo punto giudicano poi il prezzo. Ed è una tattica che si usa praticamente costantemente. Allora, un'altra tattica che si usa è quella, cioè dovresti essere in grado di incentivare la clientela a pagarti in anticipo se i tuoi costi di acquisizione della clientela sono praticamente alti. E infine dovresti imparare a rapportarti ai tuoi competitor. Ci sono alcuni errori che vanno assolutamente evitati. Un errore che va evitato è la mancata validazione preventiva del modello dei ricavi, ed è un errore che spesso e volentieri le startup fanno. Cioè, il consiglio è sempre quello di testare ogni singola componente del proprio modello di business in piccolo, per poi comprendere se effettivamente c'è un riscontro reale nei dati. Ok? Altro errore: si fissano i prezzi sulla base dei soli costi sostenuti, senza invece tener conto del valore del prodotto, a meno di considerazioni che abbiamo fatto, che possono essere proprie dell'impresa sociale, che può praticare per ragioni sociali dei prezzi più bassi. Altro errore: fissare i prezzi utilizzando la stessa struttura della concorrenza. Altro errore: creare schemi di prezzo estremamente complicati. Non so se avete mai visto, soprattutto nel caso del software, ci sono quelle aziende che ti mettono: allora c'è il pacchetto start, poi c'è il pacchetto business, poi c'è il pacchetto pro, poi c'è il pacchetto advanced. Allora, il pacchetto business ha 4 elementi, il pacchetto pro ce n'ha 7 ma perdi 2 caratteristiche. Cioè, una roba di questo genere confonde il cliente. Gli esseri umani sono abbastanza semplici: quanto più la metti in maniera semplice da questo punto di vista, quanto più gli fai un favore. Fornire il prodotto gratis in beta per me è, insomma, un altro errore che andrebbe evitato. Pensare che più è basso il prezzo meglio è, a meno delle considerazioni che abbiamo fatto precedentemente, un altro errore che andrebbe evitato. E infine avere dei costi di acquisizione della clientela più alti del valore del ciclo di vita del cliente è un altro problema. Che cos'è il valore del ciclo di vita del cliente? Mi soffermo brevemente su questo adesso, poi lo discuteremo più in dettaglio in seguito. Allora, i costi di acquisizione sono i costi in cui tu devi incorrere per fare in modo che una persona acquisti da te. Questi sono i costi di acquisizione della clientela. Il valore del cliente nel suo ciclo di vita è praticamente pari al profitto che io ottengo dagli acquisti che il cliente fa per tutto il periodo in cui il cliente acquista da me. Ok? Profitti che poi vengono scontati al presente. Statisticamente io
compro su Amazon da 4 anni e spendo una media di 400-500 euro l'anno su Amazon, ok? Amazon si può aspettare di avere un ciclo di vita mio di 10 anni, diciamo, 7 anni, 10 anni, in base ai calcoli che ha fatto. Ogni anno io spendo da Amazon 500 euro. Diciamo che Amazon fa ogni anno di questi 500 euro, diciamo che 200 euro sono il profitto che fa su di me, su quelli che sono i miei acquisti, ok? 200 euro per 7 anni sono l'equivalente di 1400 euro, che devo scontare al presente, perché la moneta nel futuro è una cosa differente dalla moneta nel presente, ok? 100 euro tra un anno sono una cosa diversa da 100 euro oggi, ok? Quindi questo valore va scontato al presente. Alla fine che cosa viene fuori? Che utilizzando l'appropriato tasso di sconto, allora abbiamo detto, non ci mettiamo dentro il tasso di sconto. Qual è il mio valore? Il mio valore è, se sono 200 euro per 7 anni, 1400 euro. Io valgo 1400 euro. Se Amazon spende 250 euro per acquisirmi, 300 euro per acquisirmi, e beh, Amazon sta facendo un affare. Il valore del ciclo di vita del cliente vi spiega tante cose. E i costi di acquisizione della clientela vi spiegano tante cose, ok? Che cosa vi spiegano? Vi spiegano, uno, perché Amazon sia così buona quando voi avete un problema. È arrivato il libro che ha le orecchie, è arrivato il libro che ha le pagine incollate, tu chiami dopo 30 nanosecondi, metti il numero del cellulare, dopo 30 nanosecondi ti chiamano per dirti che è successo. Che ti è successo? Che è stato? Come possiamo risolvere il tuo problema? E tu gli dici, ma mi è arrivato questo libro, non c'è problema, domani arriva il corriere, ti porta il libro nuovo e tu gli dai il libro. Ed è effettivamente così. Perché? Perché Amazon sa benissimo che perderti come cliente non è un buon affare. Perché per acquisirti come cliente deve spendere un sacco di soldi, ok? Considerate questo, che le campagne che vengono fatte per esempio in rete, no? Hanno dei tassi di conversione che sono dell'ordine del 5%. Questo significa che se io faccio visualizzare un ads a 10.000 persone, di queste 10.000 persone si convertono il 5%. Ok? Di questo 5% che si converte, solo il 5% fa poi l'atto di acquisto. Capite? Questo significa che, fatemi un po' i conti, questo significa che se io considero 0,50 centesimi per ogni visualizzazione, 10.000 visualizzazioni, quanti soldi sono? 5? Sono 5.000. Ok? Benissimo. Allora, fatevi un po' il conto di 10.000 visualizzazioni, ho detto che il 5% diventano clienti. Fatevi un po' i conti e ragionate su quanto costa acquisire un cliente. Tantissimo, tantissimo. Acquisire un cliente in rete costa tantissimo. Ok? Allora, le compagnie lo sanno e quindi, proprio perché lo sanno, queste serie, insomma, proprio perché lo sanno, coccolano il cliente. Proprio perché i costi di acquisizione della clientela sono così elevati, uno poi si spiega determinati fenomeni. Caspita, ma Facebook ha comprato WhatsApp, tutti quei soldi. Ha speso tutti quei soldi. Per una cosa del genere. Comprando WhatsApp, Facebook ha pagato ogni cliente di WhatsApp, ha acquisito ogni cliente di WhatsApp, a 42 dollari, ha fatto un affare, anche se la cifra nella sua entità, nei suoi milioni, sembrava pazzesca, considerato il numero di utenti che ha WhatsApp, acquistando WhatsApp, Facebook ha fatto un affare, perché ha pagato ogni cliente di WhatsApp, lo ha pagato, che ha acquisito, che adesso è un cliente Facebook, l'ha pagato 42 dollari, ok? Quindi ha fatto un affare. Questo spiega un po' tante cose, qui siamo ritornati. Ok, allora domande cruciali e poi finiamo, facciamo la pausa pranzo.
per quale valore i nostri clienti, utenti, beneficiari, finanziatori, donatori sono veramente disposti a pagare, per cosa pagano attualmente, come pagano attualmente e come preferirebbero pagare. Sono previsti dei segmenti di clientela donatori che sussidiano in parte o in tutto altri segmenti di clientela beneficiari? In che modo è previsto che paghino? Sono previste donazioni finanziarie? Sono previste donazioni in natura? Quali meccanismi di sovvenzione vengono utilizzati? I flussi dei ricavi sono diversificati? In che modo i flussi dei ricavi contribuiscono ai ricavi generali? Perché voi potete utilizzare diversi modelli di monetizzazione per diversi modelli e aspetti della vostra proposta di valore. Non è detto che il flusso di ricavo debba essere univoco, anzi è preferibile avere flussi di ricavi che siano diversificati. Ok? Allora a questo punto penso che possiamo fare la pausa e poi ci vediamo qui per continuare.